Benvenuti a Dentro e Fuori. Oggi è con noi un artista poliedrico, un attore, un autore, uno sceneggiatore, un manager teatrale ed anche un politico. È con noi Luca Barbareschi. Luca Barbareschi, artista poliedrico, cantante, autore, sceneggiatore, manager teatrale, tra 2 anni 50 anni di carriera, ma da piccolo cosa voleva fare Luca Barbareschi? Da piccolo volevo fare Walter Chiari. Mio padre mi portava a vedere Walter ed ero entusiasta di vedere come un uomo potesse salire su un palco e su una battuta stare 1 ora e mezza a fare morire da ridere le persone. Ero travolto dalla sua carica vitale, dalla sua passione. E poi in realtà mio padre mi portava spesso a teatro perché la sua migliore amica che aveva salvato dai bombardamenti durante la guerra era Valentina Fortunato. E Valentina Fortunato era una delle più grandi attrici italiane, la compagnia degli associati in cui c'era praticamente tutto il teatro italiano, Virginio Puecher, Sergio Fantoni, Sbragia, era una compagnia di eccellenza. Ma la mia nascita del teatro nasce ancora indietro perché i miei erano emigrati in Uruguay. Lei infatti nasce in Uruguay, papà in Uruguay, ingegnere civile, lavorava alla Edison. All'Edison. E mia madre, prima sono stati via tanti anni, c'erano le leggi razziali, insomma c'erano tanti problemi. E poi tornando, era incinta, mentre tornava di nuovo dove mio padre lavorava. E sull'Augustus, che era la nave che portava mia madre, c'era la prima compagnia di italiani con Lucio Ardenzi, produttore, Vannucchi, Pizzi, Albertazzi, Proclaimer, Toccafondi, e io nella pancia di mia madre. Quando mia madre scese dalla nave andò sui giornali con scritto la più bella attrice italiana Anna Proclaimer, e Anna Proclaimer che venne in fuoco di Sant'Antonio perché le attrici vivono d'immagine, fecero la foto di mia madre che era molto bella. E poi sono nato lì, in realtà, da una famiglia molto modesta, povera. Modesta, umile. Sì. La mamma nasce la sorella e decide di andare via a Roma. Mia madre poi scappa, se ne va a Roma quando io ho 6 anni. E lei cresce anni. Con le zie di 83 esatto. anni. Che ricordo ha di quel periodo? Meraviglioso. Che infanzia è stata? Sono stato il mio primo pubblico. Ero un bambino travolto dalla tristezza e dalla solitudine, ma con un grande senso dello humor. Mia madre prima di andare via mi ha regalato un libro, 100 anni di solitudine. Non so se fosse simbolico o meno. E poi tutta la vita mi ha regalato libri. Io ho donato adesso alla mia fondazione dell'Eliseo 32.000 volumi, sono quanto ho letto nella mia vita. E credo di continuare a leggere tanto perché ogni volta che leggo un libro cerco di capire come ha fatto mia madre a lasciarmi a 6 anni. E in qualche modo è stata una fortuna perché ha fatto di me quello che sono. Dall'altro, quando vedo un più piccolo dei miei 6 figli, che ho già 10 anni, non avrei la forza di abbandonare un bambino così. Infatti sul mio telefonino tengo la mia foto di quando avevo quell'età. Parlava dei suoi figli, 6 figli, lei ha avuto un'impostazione, una formazione americana, è stata a Chicago, poi è stata a New York, e anche ai suoi figli ha dato questa chance, sì. questa opportunità di andare fuori e di crearsi un futuro. Sono molto fortunati perché hanno avuto un papà che aveva i soldi, per cui gli ha permesso di avere, tutti hanno il passaporto uruguaggio, tutti hanno il passaporto italiano, tutti hanno la green card americana. Mi ha colpito molto questa frase, non ho lasciato nulla in eredità, ma gli ho dato la possibilità di studiare nelle più grandi università. Io penso che i figli dei ricchi abbiano bisogno di essere stimolati, perché come si dice, la mangiatoia è bassa, è tutto facile, no? Per cui è molto pericoloso quando hai tutto. Io che non avevo niente, apprezzo tutto, cioè sono qui oggi alle Ollie, e dico, sono al Signum, pensa che è un posto di lusso. Cioè lo penso, perché per me non è naturale avere accesso a delle cose così belle, perché io non le avevo. Io ho pulito i cessi, ho servito i tavoli, tanta ho guidato gavetta, i taxi. Tanta gavetta. Sì, ma ancora la cosa bella per me è apprezzare quello che ho, non avendolo avuto. Se tu nasci nel lusso, non hai anche la scontato. Possibilità di stupirsi sempre, no? Non ce l'hai più, non ce l'hai, perché è normale, anzi. Mi ricordo, io venivo qui in elicottero ogni tanto, perché me lo potevo permettere, e un giorno una delle mie terze, credo, mi disse, papà, ma non ci sono elicotteri meno rumorosi? Io l'ho guardata, ho detto al comandante, spegniamo,
Ero a Catania, dico prendiamo il pullman, no, tutti insieme abbiamo fatto Catania-Filicudi. Loro erano abituati ad arrivare a 20 minuti a Filicudi da Catania. Ci abbiamo messo, credo, 16 ore. Il pullman, poi ho preso il traghetto, neanche un caldo, il casino. Poi ero molto famoso in quegli anni perché tutti con gli autografi alla fine, i miei figli mi hanno detto ma è lontanissima Filicudi, sarà lontana per voi per molti anni. Io verrò in elicottero. Devo dire però sono tutti ragazzi in gamba, tosti, laureati Stanford, Brown, MTI, cioè, hanno fatto delle università meravigliose. Nessuno ha scelto il mondo dello spettacolo. Solo una, Angelica, che è una fuoriclasse, meravigliosa, e ha fatto adesso anche come il film di Polanski, canta benissimo, e è la più conflittuale con me perché vive il mio mondo e pensa di non essere all'altezza, invece secondo me è più brava di me. Lei è caduto spesso e si è rialzato, c'è anche un incontro con Mohamed Ali che ha incontrato, c'è questo aneddoto divertente, ce lo racconta. Io ho fatto la storia della boxe, 12 ore, prodotta da con la Rai e Gianni Minà, qui portavo la borsa, facevo tutto. Poi alla fine, siccome ero molto sveglio, Gianni a volte mi mandava da solo a fare le interviste. Quando intervistai Mohamed Ali, io facevo box da ragazzo, mi piaceva molto, e Mohamed Ali era che non è là il grande attore, è un grande, cioè è una potenza anche fisica, no? Certo. Uomo strepitoso, stava sulla porta con dei pacchi di dollari, faceva le elemosine tutto il giorno, dava 10 dollari a chiunque venisse, erano le code di gente. E a un certo punto gli ho detto, mi insegni un po' di box, allora ho detto, come on, jump. Allora, come on, hit me. Allora io tentavo di prenderlo e lui stava con le mani basse, diceva, mi prendi, non riuscivo a prenderlo. E a un certo punto mi ha dato un jab veloce allo stomaco e io, e sono caduto in ginocchio, non respiravo più. E quella fu una lezione di vita. E lui mi ha detto, get up, alzati. Io mi sono alzato e fa, now you're a champ, adesso sei un campione. Ho detto perché? Perché i campioni sono quelli che si rialzano. Quando picchi è facile, quando l'hai presa e rialzarti è difficile. Quello, l'incontro con Spielberg, quando l'ho intervistato a 19 anni, a cui ho chiesto come faccio per diventare come te. E lui, che era un uomo generoso, mi ha detto, tu sei come me, scegli chi vuoi diventare e lo sarai. Io ero a casa di Spielberg, 19 anni, e lui stava montando Incontri ravvicinati, dove aveva già fatto Lo Squalo, Sugarland Express e Duel. Aveva 29 anni, era un ragazzino come me. C'è un regista col quale le piacerebbe lavorare? Scorsese, sicuramente. Con Polanski ci sto lavorando da anni, tanti anni, per cui sono un privilegiato. Avrei voluto lavorare con Bergman, il più grande direttore di attori. Ho lavorato con Risi, ma non ho mai lavorato con Scola, perché era molto politico Ettore, per cui scelse Castellitto al posto mio. Ma ero più bravo io. Citava la politica, non è mancata neanche nella sua vita. Nel 2008 diventa parlamentare, sì. È venuto a mancare Berlusconi. Secondo lei come cambia adesso la politica? È morto un gigante. Io conoscevo Silvio da quando ero a New York, avevo 19 anni. Silvio già allora conosceva, già voleva fare le televisioni via cavo, già aveva capito tutto. Eravamo a casa di Agnelli una sera, io ero invitato da un'amica comune, imbucato, perché non c'avevo una lira. E Agnelli lo trattava con molta sufficienza. Lei fa, cosa fa? Fa le case. E Silvio, che era simpaticissimo, dice, vede, se io e lei facciamo il giro dell'isolato, il tempo che lei si mette quell'orologio sopra la camicia, io ho già fatto due volte il giro. Diventerò presidente del consiglio, sarò un grande. Glielo disse. E Silvio era un grande, aveva lasciato un lascito enorme, soprattutto secondo me negli ultimi anni. Cioè far vedere come si deve combattere anche quando stai male, sempre. E ha stravinto vedere Mattarella, tutti abbracciare i figli e inginocchiarsi davanti a lui. Ha vinto Silvio, gli ha rotto i coglioni per 30 anni, ma ha vinto Silvio, che ha lasciato un'azienda. Diventare Presidente della Repubblica sarebbe stato il suo ultimo desiderio. Se lo meritava, ma la mamma un giorno disse che era troppo birichino, ma affettuosamente, perché la mamma di Silvio è una donna strepitosa. Ha lasciato 5 figli, ha lasciato tanti soldi, ma credo ha lasciato soprattutto tanta passione per la vita. Questa è l'eredità più grande per i loro figli. Tanta citato Mediaset, tanta TV, il grande bluff storico, lo scherzo a Mike Bongiorno che le costò la sospensione da Mediaset. Sì, anche quella Costanzo, se per quello, perché tutti e anche quella Prodi, no? Io l'ho fatta a tutti, però non... C'è qualcosa di cui si è pentito? Mai, lo farebbe? Non ho nessun... Guardi, è meglio avere qualche rimorso, ma mai assolutamente rimpianti. Assolutamente sì. Mai rimpianti. Ho vissuto una vita meravigliosa, potrei morire oggi, ho recitato a Broadway, ho recitato al West End, ho cantato a Chicago in inglese e in italiano, ho fatto i film sul mio set di Summertime che vinto Venezia, venne De Niro, che
era sul set di Ritorno Scatenato a farmi gli auguri. Anche il musical, Chicago. Chicago a Londra, Philadelphia, al Cambridge. All I care about is love. Ma cosa è? C'è qualcosa dove le piacerebbe cimentarsi che non ha ancora sperimentato? Un sacco di cose. Sentivo il direttore d'orchestra. Sì, studio direzione d'orchestra e composizione. Non lo farò mai, probabilmente morirò prima. Ma il cervello deve stare sveglio. Allenato. Sì, bisogna dire ai ragazzi di buttare via i telefonini perché vi stanno risucchiando il cervello. State diventando tutti cretini e schiavi delle multinazionali che vi fottono i dati, vi geolocalizzano. Mm. Il vero atto rivoluzionario, ve lo dice uno che si è drogato, che ha fatto tutto nella vita, è essere sani, non drogarsi, non avere i telefonini, rompere i coglioni costantemente dalla mattina alla sera ed essere degli innovatori, ed essere forti, e fare figli, e amare. Non pensate ai soldi. Io ho fatto i figli prima di avere i soldi. Omnia vincit amor, l'amore vince su tutto. Un leone d'argento nella sua vita, l'ufficiale e la spia a Venezia. Sì. Che ricordo ha di quel momento? Quello è un film stato faticoso. E avrei sulla scrivania l'Oscar del pianista se non fosse che avevano arrestato mezza Rai in quegli anni, era in cinema, per cui ho dovuto a metà produzione cederlo a un francese, ma era un altro film che ho fatto io. Adesso mi ha fatto The Palace con Polanski, Hometown. Vincere il Leone è stata una bella soddisfazione, anche perché quando sono salito sul palco ho sentito un pezzo del pubblico vero applaudire e alcuni collega rosicare. E questo mi è spiaciuto, perché vedi, quando un artista aiuta un altro artista, come il caso mio con Romano, con Brizio, con tanti altri che ho difeso e aiutato, gli altri dovrebbero essere contenti di avere una persona che difende il nostro circo, la nostra categoria, che non è legata alla politica, perché gli artisti sono scienziati delle idee. Io ho fatto politica a differenza di loro e me ne sono assunto le responsabilità. Non c'è niente di male. Però in Italia se avessi militato in centro-sinistra sarei l'eroe nazionale. Citava il teatro, insomma, per lei il Teatro Eliseo, grande successo, tanti spettacoli di successo. Qual è lo stato di salute oggi del teatro, tra l'altro con l'avvento di queste piattaforme? È morto perché i teatranti non capiscono che il teatro non deve imitare la televisione o il cinema. Il teatro è fatto di grande recitazione, di grande regia, di grandi testi. I teatri nazionali non hanno compagnie, non hanno il repertorio. Ma andassero in Germania, in Francia, in Inghilterra, in Spagna a vedere. Io, se non avessi avuto l'Académie Française io ho preso 200 attori durante J'accuse di Polanski di eccellenza. In Italia nessuno ha quella formazione lì. Per cui i teatri nazionali dovrebbero avere delle scuole degne di questo nome, dovrebbero fare repertorio. Invece non è nata l'industria, è velletaria, è piena di cretini che hanno direzione artistica, sono rendite di posizione, e stanno facendo del male al teatro, con un teatro velletario che non è all'altezza della domanda internazionale che il turismo culturale alto vorrebbe trovare in Italia. Cioè il turismo culturale alto è abituato ad andare a Londra, a Parigi, New York, Varsavia, Pechino, ovunque c'è grande qualità. Non puoi vedere gli spettacoli fatti con le quinte che ballano e con l'attore con la zeppola o con dei velletarismi registici in cui Natale in casa Cupiello è fatto da un cretino dove 10 persone nude sillabano le parole di Edoardo, perché quello non è solo uno spettacolo brutto. Chi va a vedere quello spettacolo dirà: non mi piace il teatro. Come i film brutti in sé non vogliono dire nulla, e che chi vede un film brutto dice: non mi piace il cinema. La schiettezza è stata sempre la sua cifra, no? Lei è stata sempre detto, è una fonte di energia. Il politicamente corretto non mi piace sviscerare le questioni, andare a... Guarda, sto fermo, sono immobile da 50 anni e la coglioneria gira talmente veloce che ripassano sempre dal via 3-4 volte. E questo ha fatto parte anche del suo libro, ha scritto anche un bellissimo libro dove racconta la sua vita. È proprio l'essere, non diciamo, alimentare le polemiche, insomma, un po' contraddistinto. Ma le polemiche le fanno gli altri. La sua carriera. Se io sto vicino a una persona che mi dice: lei è stato bisessuale, no? Ecco, ha raccontato anche di essere stato bisessuale. Beh, viva Dio, no? La tradizione greca, latina, Giulio Cesare andava in battaglia, è stato il mito dell'Europa, è nato con un femminiello, la moglie, un amante, un uomo. Cioè, prima dell'avvento della cristianità, no? Che ha reso gli uomini meno puliti, no? Si lavavano, saune, bagni turchi, quella mortificazione del corpo, cose orribili. E noi eravamo un impero meraviglioso che nasceva dall'impero greco, dove a loro volta erano totalmente aperti, perché la sessualità è un motore pazzesco. Ma perché hanno paura di me? Perché se io mi siedo vicino a un
come si chiamano quelli, un sepolcro imbiancato, che magari mi attacca dicendo ma lei insomma, se siamo in diretta io gli dico ho saputo che anche lei ieri sera era, si abbracciava a un suo, a un uomo. Ma non Sul lo farei mai per pettegolezzo. Sui diritti civili si è fatto tanto in Italia secondo lei? Si è fatto tanto e si è fatto sbagliato secondo me, perché secondo me la libertà sessuale è meravigliosa. Io per esempio sono, penso che ancora che un papà e una mamma siano importanti per i bambini, che, rispettando gli omosessuali, rispettando il movimento lesbico e LGBT, però tenendo conto anche della limitatezza di alcuni movimenti, non so come dire. Se lei pensi, nei sondaggi, se chiedono a una mamma italiana preferisce un figlio drogato omosessuale, dice drogato. Questo per dire che è una mentalità talmente vecchia che la politica deve fare dei passi lenti, ma anche tenendo conto. Io, sa qual è il primo film con cui ho vinto a Venezia di cosa parlava? Di un ragazzo che arrivava a New York, cercava la fidanzata e si innamorava di un transessuale. Passavano una notte meravigliosa sulle musiche di Satie. Pensi, e ho vinto Londra, Venezia, Annecy, Valencia e credo anche il Festival di Nizza. Lei pensi quanto ero già aperto io a quell'età a raccontare una storia d'amore fra un uomo e un transessuale. Detto questo, penso che mia figlia abbia bisogno di me e di una mamma. Il Gay Pride è secondo lei uno strumento per sensibilizzare l'opinione pubblica? La? Il Gay Pride per ora è in corso? Sì, ma è diventato un baraccone, sinceramente. È un baraccone che non fa bene al Gay Pride. Luchino Visconti era gay, ma non sembrava un cretino. Il cinema italiano degli anni 70, Rossellini, De Lullo, Valli, Zeffirelli, me ne manca forse qualcuno, Bolognini, erano tutti omosessuali. D'Annunzio, non vai in giro vestito come un deficiente, perché è diverso, l'omosessualità non è un fenomeno da baraccone. Probabilmente anche Proust lo è stato, non lo so. Mettiamo anche una pietra sopra su questa polemica del Me Too. Non l'ho mai aperta, l'hanno aperta, tolta da loro, non mi interessa, io mi occupo d'altro. Non ne vuole, insomma, non era quello il messaggio che voleva lanciare. Non so di chi siano loro, non mi interessa. Ha lavorato anche con Pupi Avati, un grande, tra l'altro premio Troisi, siamo sì. Qui, oggi riceverà il premio Troisi, un grande artista, non ci sarà un erede secondo noi. Ma eravate vicini di casa? Sì. Che ricordo ha di Massimo Troisi? Ma un abile giocatore di biliardo, ogni tanto non capivo un cazzo di quello che diceva, perché diceva, parlava, sbiascicava un napoletano che da buon... Io non neanche italiano, nato in Uruguay, milanese, lo guardavo, però mi faceva molto ridere, era molto simpatico, grande tombeur de femme, oggi avrebbe denunciato come lui, me, Bentivoglio, Nuti, tutti. No, Saverio Marconi è gay, per cui però è diverso, però diciamo... Come siamo comportati noi in 30 anni dovremmo avere l'ergastolo nella logica attuale. Siamo alle Eolie, lei da 40 anni viene a Filicudi, cosa le danno le Eolie? Energia, dal punto di vista fermano delle il tempo. Le Eolie fermano il tempo. Filicudi il tempo si ferma. Dopo due giorni non so se è lunedì, se è giovedì, se è sabato. Questa la testa fa benissimo. E hanno un'energia, vulcani, ci sono tre vulcani attorno, uno sotterraneo, prima di... Vulcano, Lipari, Stromboli, Stromboli, ma poi c'era uno sotterraneo, il Marsili, no? Che è qui a vicino, a 50 miglia. Poi c'è il Vesuvio, cioè questa è una zona magica di energia straordinaria. Lei qua partorirà il prossimo, ispirandosi sì. Alle Eolie, partorirà la prossima fatica cinematografica. Uscirà a breve, non vogliamo spoilerare, magari ci dice cosa racconta. È una poesia meravigliosa sulla bellezza di questo paese, sulla dignità degli isolani. Rispetto alle speculazioni finanziarie. In cantiere cosa c'è? Si parla di un programma TV su Rai 3, in barba. Sì, in barba tutto, l'avevo già fatto anche lì. No, dico è confermato perché... Sì, sì, ma era già confermato da prima che vincesse la Meloni le elezioni. L'avevo già fatto due anni fa, ma ogni tanto la mamma degli imbecilli partorisce a una velocità enorme. Quindi ce lo conferma. Sì, è confermato quello, è confermato il film di Polanski a Venezia, il mio film di Mamet. Cioè a Venezia, The Palace è già uscito? No, The Palace uscirà. Speriamo sia al Festival di Venezia, poi uscirà. Poi uscirà The Penitent, poi uscirà La Lunga Notte, la trilogia su Mussolini, poi uscirà La Notte, tutti i prodotti nostri, di Elisa Entertainment, poi uscirà Le Luci della Masseria sui 70 anni della Rai, poi c'è un documentario su Sanremo bellissimo di 4 ore, fa
facciamo per Rai 1, poi uscirà il Marine, Minichiello. Insomma, tanta roba bolle in pentola. Tra 10 anni dove si vede Luca Barbareschi? Io mi vedo, mia moglie dice a me Arcerim in Israele con le treccine a fare l'ebreo ortodosso, studiare solo ermeneutica. Lei è ebrea praticante, che rapporto praticante, ha con la religione? Praticante, perché penso che la religione ebraica sia una delle religioni più, non è una religione, innanzitutto è una filosofia, ma si basa su una cosa meravigliosa. Una domanda intelligente risponde sempre con un'altra domanda per evitare che la stupidità o la semplificazione della tua risposta offendano l'intelligenza dell'interlocutore. Questo è ermeneutica pura. Noi cresciamo, non siamo più intelligenti, siamo solo più allenati, pieni di ebrei stupidi. Ma Shammai dice una cosa e Hillel dice sempre l'opposto. E uno deve trovare una terza soluzione. Il cervello è come un muscolo. In palestra, senza i pesi, il muscolo non si tonifica. Grazie, grazie mille. Io ringrazio che voi dovevate abbattermi prima, ma purtroppo è tardi e muovi tocca Barbareschi fino alla fine. Comunque i funerali saranno in forma privata. Il suo rapporto con lo sport qual è? Riceverà anche, forse sto spoilerando una sorpresa nell'ambito del festival, perché quello che c'ho qua è il direttore artistica dello Sport Film Festival, 50 anni quasi di edizione, cinema sportivo più importante del mondo. Ho fatto tre grandi serie televisive, Mennea, ho fatto, in cui sono straorgoglioso, Dorando Petri e l'Olimpiade Nascosta. E adesso sto tentando di farne altre tre serie bellissime su tre cose meravigliose. Lo sport è un'educazione per i ragazzi. Io sa perché ho combatto. Mio padre, quando mi demoralizzava, diceva Luca, mennea, 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 mennea. E per me... Che ricordo ha di suo padre? Se potesse incontrarlo una sola volta... Direi mennea. Grazie mille a Luca Barbareschi per essersi veramente aperto con noi, con la nostra trasmissione Dentro e Fuori, e in bocca al lupo per il futuro e per tutto quello che ancora c'è in cantiere e che il suo cuore desidera.